Siate voi, giovani di etnie diverse, a riscrivere la storia di pace di questo paese. Così il Papa agli sfollati del Sud Sudan. La riconciliazione, dice Francesco, non può attendere. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro la Russia, ma da Mosca Medvedev minaccia: useremo il nucleare se Kiev attacca le regioni russe. La Premier Meloni interviene sul caso Cospito, invitando ad abbassare i toni e prendendo le difese di Donzelli e Del Mastro. Manifestazioni degli anarchici a Roma e Milano, Sassi contro il carcere di Opera. 30 nuovi alfieri della Repubblica nominati dal presidente Mattarella. I testimoni scelti, spiega il Quirinale, illustrano un mosaico di virtù civiche di cui le nostre comunità sono ricche. Il Covid non è riuscito a cancellare il carnevale e in questi giorni ogni paese rispolvera tradizioni e riti antichi e il mondo si prepara ai festeggiamenti dopo 2 anni di lockdown. 18, 28 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Prosegue dunque la visita del Papa in Sud Sudan. La pace non può più attendere, occorre fermare i conflitti, ha detto il Papa incontrando gli sfollati. Il futuro, ha affermato Francesco, non può essere nei campi per i rifugiati. Allora, la nostra inviata a Giuba, Cristiana Caricato. Di nuovo sotto una tenda, come tutti i giorni della propria vita, gli sfollati dei campi di Bentiu, Malakal, Juba incontrano i pellegrini di pace in una struttura precaria come il loro stato, il Sud Sudan, che non ha garantito casa e radici. Francesco, nella Freedom Hall, incontra una manciata dei 4 milioni di persone che catastrofi naturali, guerre e povertà hanno costretto alla mobilità interna ed esterna. Sono i bambini a raccontare la vita nei campi, la dipendenza dagli aiuti umanitari, la scuola che manca, come lo spazio e la casa, gli amici, l'impossibilità di giocare, soprattutto quando la pioggia impazzita allaga le aree dove si vive ammassati. Sara Baslow, rappresentante delle Nazioni Unite, denuncia la trascuratezza, la violenza sulle donne, i rapimenti per ingrossare le file delle milizie o la tratta, gli shock climatici che aggravano una situazione già al limite che proietterà il paese al primo posto nella classifica delle più gravi crisi alimentari di sempre. Una situazione drammatica che Francesco conosce. Sono con voi, soffro per voi e con voi. Il motivo di tanto dolore è noto, la guerra civile che ha distrutto il più giovane Stato africano. Rinnovo perciò con tutte le forze il più accorato appello a far cessare ogni conflitto, a riprendere seriamente il processo di pace perché abbiano fine le violenze e la gente possa tornare a vivere in modo degno. Solo la pace può salvare il Sud Sudan. Non si può vivere per sempre in un campo di sfollati. I bambini devono poter giocare a calcio in una società aperta e integrata prima della tragedia umanitaria. E poi indica nelle donne la chiave per trasformare il paese. Per favore proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna, bambina, ragazza, giovane, adulta, madre e nonna. Senza questo non ci sarà futuro. Scegliere la fraternità e il perdono, invita il Papa, che alla fine risponde al desiderio di Rebecca. Voleva una benedizione speciale per i bambini, che arriva insieme ai fratelli Justin e Jan. E subito dopo la preghiera ecumenica, il mausoleo John Garang, all'ultimo momento pubblico della seconda giornata. Nelle nostre diverse confessioni, sentiamoci uniti tra noi come un'unica famiglia, sentiamoci incaricati di pregare per tutti, l'esortazione del Papa. Ascoltiamo allora un passaggio del suo discorso. Lo stile che Gesù ci insegna è chiaro: amare tutti in quanto tutti sono amati come figli del Padre comune che è nei cieli. L'amore del cristiano non è solo per i vicini, ma per ognuno, perché ciascuno in Gesù è nostro prossimo, nostro fratello e sorella, persino il nemico. A maggior ragione quanti appartengono al nostro stesso popolo, anche se di etnia diversa.
E stamattina l'incontro con i vescovi del Sud Sudan. Alzate la voce contro le ingiustizie. Il pontefice a Giuba dice: se vogliamo essere pastori che intercedono, non possiamo restare neutrali dinanzi al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze. Francesco ha anche esortato i vescovi a non inseguire il prestigio sociale e religioso. Nel pomeriggio l'incontro, poi, come abbiamo visto, con gli sfollati interni. E domani, ultima giornata della visita del Papa in Sud Sudan, che TV 2000 seguirà in diretta. Il primo appuntamento sarà alle 7:15 del mattino per la celebrazione della messa e poi alle 10 la cerimonia di congedo. Nuove sanzioni europee contro la Russia entro il 24 febbraio, le ha annunciate il presidente della Commissione von der Leyen, mentre Mosca torna a minacciare l'uso del nucleare. Il servizio di Antonio Soviero. Chasivar, comune di 12.000 abitanti nel Donbass. Andri è un volontario e sta andando a prelevare un uomo con la gamba amputata per portarlo in salvo in territorio controllato dagli ucraini. Abbiamo evacuato 90.000 persone nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia e Lugansk, racconta Andri. Nel 346° giorno di guerra, un nuovo allarme aereo è scattato questa mattina su tutte le regioni ucraine dopo che un aereo russo di sorveglianza radar a lungo raggio si è alzato in volo nei cieli della Bielorussia. Il timore che abbia individuato nuovi obiettivi da colpire. A una buona notizia dal campo, russi e ucraini si accordano per lo scambio di altri 200 prigionieri, ne segue una pessima da Mosca. L'ex presidente russo Medvedev minaccia: useremo il nucleare se Kiev attacca le regioni russe. Ma un consigliere del presidente Zelensky commenta: ignorare sempre Medvedev, la Crimea è ucraina e la riprenderemo. Confermata purtroppo la morte di un medico volontario statunitense, ucciso sembra da un missile russo nella città orientale di Bakhmut. Sul fronte internazionale, infine, la Commissione europea mobilita 10 milioni di euro per assistere i bambini ucraini orfani di guerra. E la presidente Ursula von der Leyen annuncia nuove sanzioni alla Russia entro il 24 febbraio, primo anniversario di questa folle guerra. E intanto in Russia sono 60 le città in cui va in scena la protesta dei fiori per esprimere dissenso sull'invasione. Maurizio Dischino. Perdonaci. La richiesta è sul nastro di un mazzo di fiori. Perdonaci per i 46 civili, di cui 6 bambini, uccisi il 14 gennaio da un missile russo contro un condominio della città ucraina di Dnipro. Non è dunque un mazzo di fiori qualsiasi e non è un posto qualsiasi dove è stato deposto. La città infatti è San Pietroburgo in Russia e il luogo è la piazza con la statua del poeta ucraino Taras Shevchenko. Moscow Times ieri ha fatto sapere che sono arrivate a 60 le città della Russia dove è in atto una protesta dei fiori per esprimere dissenso sull'invasione russa in Ucraina attraverso la deposizione di fiori e giocattoli ai piedi delle statue di poeti ucraini o di vittime dello stalinismo per fare memoria dei morti di Dnipro. Penso che le persone venute qui abbiano la mia stessa idea: esprimere valori umani universali come compassione, benevolenza, dolore, ha confidato una donna a San Pietroburgo. Sono qui perché delle persone sono state uccise. In tempi come questi non dovrebbe diventare normale. Non erano combattenti, erano civili. Così sono venuto a rendere omaggio ai defunti, ha raccontato un giovane sempre a San Pietroburgo. Sono venuto proprio come molti altri cittadini per rendere omaggio ai civili uccisi in Ucraina. È orribile, questo è il risultato di un'attività militare che non può essere giustificata, ha affermato un giovane a Mosca davanti alla statua della poetessa ucraina Lesha Ukrainka. Il suo è stato un gesto spontaneo che sempre più persone stanno compiendo in Russia nonostante il totalitarismo. 7 le persone arrestate, molti memoriali smantellati dalla polizia, ricomparsi per testimoniare che c'è anche un popolo russo per la pace. Il caso Cospito, alta tensione per cortei anarchici a Roma e Milano partiti nel pomeriggio. Intanto l'anarchico rifiuta eventuali cure in caso di necessità estreme, mentre i medici di Opera e il Tribunale di Sorveglianza di Milano stanno valutando altre soluzioni. Barbara Masulli. Hanno raggiunto la recinzione del carcere di Opera a Milano, dove Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 108 giorni, è rinchiuso in regime di 41 bis, e hanno lanciato sassi e fumogeni dall'altra parte della barricata contro il presidio della polizia.
A pochi metri di distanza, un altro gruppo di manifestanti è sceso in strada per dire no al carcere duro. Sono centinaia gli anarchici arrivati qui da diverse città italiane e dalla Svizzera. La loro è una battaglia per tutti i detenuti che subiscono, dicono, questa tortura di Stato. Se la sono presa inoltre con i giornalisti accusati di aver creato una campagna mediatica vergognosa su Cospito. Gli anarchici si sono riversati in strada anche a Bologna e Roma senza autorizzazione, al coro di fuori tutti dal 41 bis. Qui siamo a Piazza Vittorio, al fianco di Alfredo, si legge sugli striscioni. Nella capitale non si sono registrati momenti di particolare tensione. Dietro le sbarre, Cospito continua a non mangiare e fa sapere tramite il legale che, in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute e di perdita di conoscenza, non vuole essere sottoposto a nessun tipo di nutrizione forzata. Se invece lo stato fisico dovesse aggravarsi al punto da provocargli un arresto cardiaco, dice la difesa, lo Stato dovrebbe prendersi cura di lui, come avviene per tutti gli altri detenuti. Intanto l'attesa per il 24 febbraio. Quel giorno la Cassazione si pronuncerà sul ricorso presentato dagli avvocati di Cospito contro il regime speciale. E sul caso Cospito interviene la Premier Meloni, che dice Italia sotto attacco e chiede senso di responsabilità a tutti. Paolo Fucili. Invito tutti, a iniziare da Fratelli d'Italia, ad abbassare i toni troppo alti per un confronto franco e rispettoso, ma i presupposti per le dimissioni di Donzelli e Del Mastro non ci sono, ha scritto oggi la Presidente del Consiglio Meloni al Corriere della Sera. L'antefatto è l'infuocato dibattito di martedì alla Camera col deputato Donzelli, suo compagno di partito, accusato di avere ottenuto in modo improprio dal sottosegretario alla giustizia Del Mastro informazioni riservate sulla visita di quattro parlamentari del PD ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da più di 100 giorni per protesta contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto. Il punto vero, risponde Meloni, è che il clima si sta pericolosamente surriscaldando, col Presidente della Repubblica definito assassino e Donzelli e Del Mastro sotto scorta da ieri, situazione dai contorni decisamente inquietanti. Meloni difende l'indifendibile, risponde Roberto Speranza, dal fronte dell'opposizione. Per Patuanelli del Movimento 5 Stelle i motivi dei toni incendiati hanno nomi e cognomi: Donzelli e Del Mastro. Un comportamento il loro del tutto irresponsabile, accusa Elena Bonetti di Azione Italia dei Valori. Le prospettive di crescita per l'area euro si sono deteriorate e l'alto livello dell'inflazione colpisce duramente le famiglie, soprattutto quelle meno agiate, a dirlo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Il servizio di Luigi Ferraiuolo. L'economia globale è in rallentamento, l'incertezza resta molto elevata, ma gli indicatori più recenti sono migliori delle attese. È un quadro di luci e ombre quello tratteggiato dal governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al congresso Assium Forex, gli operatori dei mercati finanziari. Di buono c'è che l'indebitamento delle imprese e delle famiglie italiane rimane basso nel confronto internazionale, nonostante il significativo ricorso delle aziende ai finanziamenti garantiti per la pandemia. La stabilità finanziaria della nostra economia, ha detto il governatore, beneficia del miglioramento della struttura finanziaria delle imprese, iniziato nei primi anni dello scorso decennio e solo temporaneamente interrotto dalla crisi pandemica. Anche i rischi per le famiglie, che risentono del peggioramento delle prospettive, si mantengono nel complesso circoscritti, perché sul fronte dell'inflazione i segnali di contenimento registrati negli ultimi mesi dell'anno passato si sono confermati in gennaio. Le aspettative di inflazione a breve termine sono in forte calo sui mercati finanziari. Come per le imprese, anche per le famiglie, un ulteriore fattore di attenuazione dei rischi è rappresentato dall'ampia disponibilità di attività liquide, pari a settembre scorso a oltre 1.600 miliardi di euro. Sono 110 i migranti che con tre diverse imbarcazioni sono giunti fra la notte e l'alba a Lampedusa, all'hotspot di Contrada Imbriacola. Nonostante il trasferimento di ieri sera, ci sono al momento 489 ospiti. Intanto Napoli si prepara ad accogliere i migranti salvati dalla CIA. Beatrice Bossi.
Nel pomeriggio ha sfiorato Catania e tra qualche ora attraverserà lo stretto di Messina. La rotta è chiara anche in questa grafica, estrapolata dal sito internet che monitora tutte le navi del mondo. La Sea Eye-4, con a bordo 109 persone e 2 cadaveri, è diretta al porto di Napoli. Non ha avuto esito la richiesta del comandante di sbarcare in porti più vicini le salme e i familiari delle vittime. L'arrivo nella città partenopea è previsto per lunedì mattina. A bordo non c'è una cella frigorifera e la situazione rischia di precipitare. I volontari della ONG tedesca hanno strappato alla morte questi migranti nei giorni scorsi, intervenendo in 2 diversi naufragi al largo delle coste libiche. In un primo momento era Pesaro, il porto sicuro che il Viminale aveva assegnato all'imbarcazione, ad oltre 1.000 chilometri di distanza. Nella serata di ieri il cambio di rotta dopo l'indicazione del governo di dirigersi verso Napoli. Il molo cittadino già si sta preparando all'accoglienza. Tra i migranti che sbarcheranno ci saranno anche una 30 di minori non accompagnati. La presenza di un pallone spia nei cieli statunitensi ha provocato un botta e risposta tra Washington e Pechino, con Blinken che ha annullato il suo viaggio in Cina, individuato anche un secondo pallone in America Latina. Marco Burini. È una partita di pallone ad alta tensione, perché la posta in gioco è il controllo del globo. Appena eletto presidente, Biden l'aveva detto, i cinesi sono lanciatissimi. Se noi americani non ci diamo una mossa, ci stracceranno. La scoperta di palloni spia nei cieli degli Stati Uniti, ma pure di Canada e America Latina, conferma che il celeste impero è scatenato, lanciato alla conquista dello spazio, ma anche un po' più in basso, della stratosfera, da cui sorvegliare la sfera terrestre. Si usano mongolfiere speciali, simili a quelle amatoriali, ma senza pilota, riempite di fotocamere, videocamere, radar, sensori, tutto ciò che serve a raccogliere informazioni sulla porzione di terra sorvolata. E sono più sfuggenti ed economiche di un satellite. Fin da quando è stata inventata, a fine Settecento, la mongolfiera viene usata a scopo militare, osservare gli spostamenti dei nemici oppure come arma incendiaria. Durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti ne mandarono centinaia oltre Cortina. Adesso è Washington a indignarsi. Blinken ha rinviato il viaggio in Cina. Nessuno aveva mai annunciato la visita, replica Pechino, per cui i palloni avvistati servono a ricerche meteo. Pare proprio una scusa. Gli interessi sono altri, più alti. È il capitalismo della sorveglianza globale. Tutti dentro un pallone che i potenti, siano stati o multinazionali, tengono stretto nelle mani. E guai a chi glielo tocca. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto svolgersi in Cina un viaggio del segretario di Stato americano Blinken, che avrebbe dovuto far seguito alla stretta di mano distensiva tra Biden e Xi Jinping nel novembre scorso, in occasione del G20 di Bali. Questo viaggio non ci sarà. E ciò mostra quanto i rapporti fra questi due grandi paesi siano segnati dal nervosismo e dalla fragilità. Anche e forse soprattutto a seguito delle pressioni interne rispettive che spingono i governi dell'uno e dell'altro paese più al conflitto che all'intesa. L'agguato di Alatri, martedì l'autopsia sul corpo di Thomas. L'esame autoptico si svolgerà a Roma e potrebbe aiutare nelle indagini per la morte di Thomas Bricca, il 19enne ucciso a colpi di pistola lunedì sera. Ieri i giovani del paese lo hanno ricordato con striscioni, palloncini bianchi e t-shirt con la sua immagine. Il papà dice: mio figlio non c'entrava niente. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori, ma al momento non emergono particolari novità. Gravissimo incidente questa mattina sull'A14 all'interno di una galleria di Grotta a Mare in provincia di Ascoli Piceno. Nell'impatto tra un camion e l'auto sulla quale viaggiavano sono morti Andrea Silvestrone, 49enne, atleta paralimpico, giocatore di tennis in carrozzina, e 2 dei suoi 3 figli di 8 e 14 anni. Un terzo figlio di 12 anni è ricoverato in ospedale. L'atleta viveva a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove era molto conosciuto e stimato. Oggi la giornata mondiale contro il cancro, per ricordare l'importanza di prevenire i tumori attraverso abitudini di vita salutari, ma anche la necessità di rendere accessibili le cure ai pazienti di tutto il mondo. Letizia Davoli.
rendere accessibili le cure contro il cancro ai pazienti in tutto il mondo e non solo nei paesi più ricchi. È l'obiettivo della Giornata Mondiale contro il Cancro del 2023, che mette in evidenza l'importanza, accanto alle terapie, anche della disponibilità di diagnosi precoci e screening. Una carenza che affligge tutti i sistemi sanitari e che spinge i numeri degli ammalati verso l'alto. Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti, anche a causa dello stop alla prevenzione dovuto alla pandemia. Sostanzialmente da noi c'è una differenza nell'accesso agli screening tra il nord e il sud del paese, e questa è una cosa che va assolutamente superata. C'è una differenza anche dal punto di vista dell'attenzione agli stili di vita tra le classi più agiate e le classi che hanno più difficoltà economica. I tumori più frequenti nel 2022 in Italia sono quelli al seno, seguiti da colon, retto, polmone e prostata. Secondo gli ultimi studi, stili di vita corretti, quindi meno fumo, meno alcol e più attività fisiche, buona alimentazione, potrebbero quasi dimezzare i numeri dei nuovi casi e delle morti. Per quanto riguarda lo screening, l'Italia è tornata a livello pre-pandemia, soprattutto per le mammografie. Corre anche la ricerca, ma è necessario più coordinamento a livello europeo. C'è la ricerca che porta a nuove innovazioni e dobbiamo sistematicamente cercare di migliorare quelli che sono i nostri possibili trattamenti. Abbiamo avuto alcune difficoltà nell'approvazione del regolamento europeo per i protocolli di ricerca, e questo potrebbe darci qualche ritardo, ma probabilmente recupereremo in fretta, perché siamo uno degli stati che ha fatto sempre meglio la ricerca in oncologia. La temuta ondata di freddo proveniente dalla Russia investirà in anticipo rispetto al previsto il nostro paese. Già nel pomeriggio di oggi sul versante adriatico al sud avvertiremo un calo delle temperature con qualche rovescio e con forti venti dai quadranti settentrionali. Tra Piemonte e Lombardia di contro toccheremo ancora i 20 gradi, localmente anche qualche punto in più con lo zero termico che in modo drammatico raggiungerà i 3.300 metri sulle Alpi occidentali, destabilizzando e fondendo il manto nevoso. Ed ora a Torino, dove per l'emergenza freddo le telecamere hanno seguito i volontari della Croce Rossa che danno sostegno ai senza tetto. Nicola Ferrante. È l'ambulanza più attesa quando cala il gelo su Torino, perché dispensa cibo e bevande calde una notte con i volontari della Croce Rossa nel capoluogo piemontese. Ronda della solidarietà fra i senza tetto per rispondere all'emergenza freddo, viti alle prese con il volto più faticoso dell'esistenza, senza quattro mura attorno per difendersi dall'inverno, molti in arrivo da zone di guerra. Le strade sono 18 anni più o meno. A Torino non manca niente, il mangiare te lo portano, è più difficile, c'è solo la mancanza di dormire in un posto buono dove che potrebbero fare diversi posti per dormire. Via. Grazie a loro, alla Croce Rossa, che l'hanno aiutato con coperte, con da mangiare. I volontari della Croce Rossa portano assistenza e vicinanza, ma soprattutto quel che può servire per affrontare queste notti rigide. Solitamente coperte, del tè caldo, dei pasti e beni di prima necessità. Quelli per strada sono le situazioni più disperate, gente che magari ha appena perso tutto, gente che è in strada da anni e non riesce a riqualificarsi. A Torino questo inverno ho circa 600 persone che dormono per strada. Nei dormitori sono molti di più, ma sono anche temporanei. Per gli invisibili del mondo quest'opera di solidarietà vuol dire tanto. Angeli custodi a cui riconoscono questo piccolo grande merito chiamandoli per nome. Croce Rossa, Sant'Egidio, Don Sergio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato questa mattina a Palermo nella sede della missione Speranza e Carità fondata da Fratel Biagio Conte per rendergli omaggio nella chiesa ove è sepolto e per esprimere solidarietà e sostegno alla missione che intende continuarne la straordinaria e preziosa opera. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. E il Presidente della Repubblica ha conferito 30 attestati d'onore di Alfiere della Repubblica. La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato nel 2022 la scelta dei giovani Alfieri. Pierluigi Vito. Appena mi è arrivata la chiamata pensavo fosse uno scherzo. Invece era una notizia vera che ancora non...
non riesco a realizzare. Sono felice. Simone Rovere Meloni di Uras in Sardegna è oggi l'orgoglio del suo paese. È uno dei 30 alfieri della Repubblica nominati dal presidente Mattarella. Nel 2021 un'alluvione fece annegare quasi tutto il gregge di pecore di Simone che, con forza d'animo e il sostegno dei compaesani della Caritas di Ales Terralba, ha potuto riprendere il suo lavoro. I nuovi alfieri sono stati scelti per azioni solidali che vanno dall'accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra a gesti di inclusione e virtù civiche. Ciao, sono Zaccaria, ho 11 anni e abito ad Alves, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. Sono appassionato di storie, soprattutto quelle custodite dai nostri anziani. Zaccaria è tra i più giovani insigniti, mentre tra i grandi c'è Francesca di Sabatino, di Isola del Gran Sasso, che divide il suo tempo tra volontariato, in parrocchia e biblioteca comunale, e studio, capace di guadagnarsi un tirocinio presso il CERN di Ginevra. C'è Chico Maniello Capuano di Siano, affetto da distrofia facio-scapolo-omerale, si distingue per generosità e capacità di sensibilizzare anche attraverso YouTube sulla sua malattia. Diletta Lago di Cittadella, invece, dall'aiuto a una compagna di classe disabile, ha attinto la sensibilità per scrivere una favola che le è valso il primo premio per la sezione ragazzi del concorso letterario Andersen 2020. Mentre Gioele Mazzone, a Cengio, è ormai un volontario di lungo corso e di grande impegno della locale Croce Rossa. Per me è veramente forte di orgoglio fare parte di questa associazione e vedere che il mio operato, le mie attività, il mio impegno sia stato riconosciuto a questi livelli mi rende veramente contento e orgoglioso di fare parte della. Tra poco meno di 2 settimane il carnevale entrerà nel vivo. Vediamo come il mondo si prepara ai festeggiamenti dopo 2 anni di lockdown. Clara Iotosti. Il Covid non è riuscito a cancellare il carnevale e in questi giorni ogni paese rispolvera tradizioni e riti antichi. In Colombia si assiste a sfilate di maschere e carri allegorici per il cosiddetto carnevale dei neri e dei bianchi, che celebra la diversità nella città sud-occidentale di Pasto. Nel giorno dei bianchi l'organizzazione propone una parata di 6 ore con abiti colorati. Nel giorno dei neri i partecipanti si dipingono il volto di scuro per commemorare la fine della schiavitù. Il carnevale è un'occasione anche per le comunità afro-brasiliane di Rio de Janeiro per presentare la loro cultura tra apparizioni di divinità e sincretismo. Dal 17 al 25 febbraio, Terra del mio cielo, stelle della mia terra, sarà il tema della scuola di samba Mositade, una delle più antiche carioca, da 50 anni sulla breccia. Nel vecchio continente il carnevale di Binche, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è uno dei più antichi carnevali di strada d'Europa ed il più grande del Belgio. Celeberrimi i cappelli di piume di struzzo che la famiglia Kersten disegna e realizza da 5 generazioni. Fino a 1000 figuranti sfileranno indossando costumi medievali nei colori nero, rosso e giallo della bandiera belga per le strade della cittadina, 30.000 abitanti a sud-ovest di Bruxelles. Tutti celebreranno la rinascita dopo 2 anni di pandemia. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Nei giorni scorsi ho incontrato il segretario di Stato e sabato nel pomeriggio del Santo Padre ho detto loro che ritenevo utile per il bene dell'ospedale anticipare la fine del mio mandato. Lo scrive in una nota la presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoch. Questo, spiega ancora la Enoch, per poter far sì che la grande impresa di una nuova sede del Gianicolo fosse intrapresa da chi ne avrebbe avuto la responsabilità del compimento. È tutto, ora il meteo, poi la messa, prossimo TG alle 20:30, a più tardi.